Amici miei, io vorrei potervi dire che non sappiamo più di cosa parlarvi, che non abbiamo più macchine, più moto, ma invece se state lì vedrete che ne arriveranno ancora delle bellissime. Adesso però faccio una divagazione sempre per modo di dire, perché come sapete a Bob Gear parliamo di auto, di moto, di qualsiasi cosa che abbia un motore ci fa divertire, ma anche di temi scottanti, a volte temi tristi. La settimana scorsa con il comandante della Polizia Stradale abbiamo parlato, abbiamo toccato di sfuggita l'argomento dei seggiolini per i bambini in auto, partendo da delle immagini, da servizi che stanno venendo pubblicati sui giornali, effettuati su televisioni molto più importanti della nostra, ci permettiamo di porre l'attenzione su un aspetto che spesso trascuriamo e che riguarda i bambini non solo, ma anche gli occupanti dei sedili posteriori senza cinture di sicurezza rappresentano veramente un pericolo. Però il bambino a volte frigna, a volte piange, a volte ci si dimentica di legarlo, di assicurarlo a un seggiolino, e i casi di incidenti mortali, ahimè, sono veramente numerosissimi. Carlo Marsico, ti chiedo di darci qualche informazione in più sui temi legali, ma non solo, anche riguardo a questo argomento, e le immagini sono veramente molto eloquenti. Dunque, il tema legale, ci sono delle sanzioni e ci sono, che non corrispondono chiaramente alla gravità di delle situazioni che si vengono a creare con incidenti di questo tipo. Teniamo presente che quest'anno ci sono stati 53 decessi, quindi 11 decessi in più rispetto all'anno scorso in Italia, proprio per la mancanza di aver legato il bambino col seggiolino regolarmente davanti, o davanti. Infatti questa foto deve stare, vedi, c'è l'airbag e il seggiolino deve stare al contrario, perché sennò sarebbe disinserito l'airbag, però col seggiolino, quello è il caso in cui comunque non è stato disinserito. Avete visto il danno che fa, irreparabile? Praticamente il fatto di cadere vittima del bambino che fa i capricci, che magari si dice si fa qualche chilometro, andiamo piano, sono insomma delle convinzioni assolutamente errate, perché proprio sulle strade urbane avvengono il 75% degli incidenti e a velocità ridotte. Pensiamo che una vettura a 40 all'ora, che fa un urto a 40 all'ora, può comportare praticamente equiparato a una caduta dal secondo piano di una casa. Sì, sì, è un impatto devastante. Io credo che i crash test siano effettuati più o meno a quella velocità. Questo era 35 miglia all'ora. Però vi chiedo, se è possibile, Pasquale, tornare sulle immagini prima, perché adesso tra si vedono ancora mamma, degli altri impatti. Ecco, la mamma che tiene il bambino in mano. Che è l'ultimo caso, tra l'altro. La bimba morta la settimana scorsa era in braccio alla mamma, forse sul sedile anteriore. Anche prima abbiamo visto le immagini. Qui a 50 all'ora, si scrivono a 56 km all'ora, praticamente c'è crea una forza d'urto che è pari a 220 kg, quindi è impossibile trattenere un bambino, per una donna soprattutto, anche per un uomo, a tenerlo in braccio se succede un incidente di questo tipo. Per quello che riguarda le sanzioni, le sanzioni, come ho detto, non possono corrispondere alla gravità, perché ci sono delle sanzioni economiche piuttosto basse. Per chi non osserva questo, sono 380 euro di sanzione, e poi c'è il ritiro, la sospensione della patente soltanto se ne viene commessa una recidiva, cioè viene in due anni si commette lo stesso tipo di, viene contestata lo stesso tipo di sanzione, quindi non sanzioni che bisogna nemmeno guardare, ma soprattutto guardare e occuparsi della sicurezza dei propri figli e non avere la pigrizia mentale di lasciar passare, magari di non assicurarli alla... Comunque io non so, ma chiedo anche agli altri amici che sono qua, io solo guardando le immagini ci rendiamo conto il nostro bambino a cosa potrebbe essere sottoposto in caso di un impatto, e in caso non sia propriamente
collocato sul seggiolino. Paolo. Io posso dire che da genitore non posso permettermi di che accada una cosa del genere, cioè non, la responsabilità di quello che può succedere non me lo posso permettere. Io parlo per me, poi penso che sia una cosa che qualsiasi genitore provi, cioè non mettere la cintura al figlio, comunque non metterlo in sicurezza, è veramente, non lo so. Tra l'altro, come diceva giustamente l'avvocato, io faccio ricostruzione cinematica degli incidenti perché è il mio lavoro, insomma, tra le altre cose, e diciamo che negli urti a bassa velocità o comunque negli urti cittadini sono quelli, diciamo, più deleteri e più dannosi, perché comunque quando tu vai in autostrada o comunque sei in una condizione diversa, invece in città c'è l'imponderabile, c'è la persona che ti taglia la strada improvvisamente, questo, e il bambino deve necessariamente essere legato sempre comunque, e in alcune vetture che hanno gli airbag anteriori, guardate cosa succede all'interno di un abitacolo in caso di impatto. Molte persone disattendono il fatto di disinserire. In altri tipi invece di automobili abbiamo il disinserimento automatico quando c'è, diciamo, il sedile che ha un peso. Questo è pazzesco, guarda, qui fammi vedere le play. Una signora è ancorata, quella alla vostra destra, quella di sinistra è slegata. Certo. Ha preso una botta spaventosa, avete Ma visto? Le lesioni che poi andiamo a computare nel momento in cui andiamo a ricostruire, quando ci sono magari delle lesioni importanti, sono molto forti, soprattutto per le persone che magari sono legate anche male, perché comunque magari uno si lega, ma si lega con la cintura larga piuttosto che altro. E queste cose qui fanno molto pensare, soprattutto quando si fanno vedere queste cose dei bambini. Carlo, ti chiedo solo, come ci diceva il comandante Ventivegna settimana scorsa, non è più legale il seggiolino, quello al cui il bambino viene appoggiato sopra, diciamo, ha bisogno di essere completo, vero, il seggiolino? Sì, l'alzatina dove si legava la cintura di sicurezza dal primo di gennaio è stato, diciamo, eliminato, e ci sono proprio delle omologazioni particolari. Adesso si tollererà ancora la vendita dei prodotti, insomma, perché chiaramente ci sono degli stock anche nei negozi, però dall'1 gennaio quello che se devi acquistare uno nuovo sono delle omologazioni particolari e molto più sia confortevoli di quelle vecchie, sia proteggono maggiormente, hanno delle inclinazioni anche particolari. Anche perché l'alzatina fa in modo... Ecco, guardate, vedete qual è il problema dell'alzatina? Non fa sì che quando entra in azione la cintura di sicurezza taglia perché tutti gli effetti. Perché è legato all'altezza del bambino, è proprio legato all'altezza del bambino. Questo è il modo giusto, con questo fermo che evita che il bambino venga a tutti gli effetti decapitato, strangolato. Perfetto, era opportuno parlarne, grazie, certo, Carlo, certo. Grazie mille. Grazie, stiamo attenti, pensiamoci tutti, in primis io che spesso cedo alle tentazioni di sederlo davanti, papà voglio stare seduto davanti con te, in realtà dimenticarlo. Stefano, volevi aggiungere? No, e poi anche dietro è fondamentale mettere le cinture di sicurezza perché è veramente pericoloso. Spesso e volentieri chi sta dietro, poi magari specialmente chi pesa un pochino, può andare contro i sedili davanti e schiacciare poi le persone che sono avanti. Stefano, lo sai molto molto bene, perché purtroppo ho perso... Sì, io ho perso la mia ex fidanzata, quindi in quel modo lì proprio la persona che era seduta dietro di lei ha schiacciato il suo sedile, lei l'ha schiacciata tra il volante e il suo sedile, quindi... Cioè si sono salvati, se ricordo bene, i due occupanti dei posti posteriori e sono deceduti. Allora, i due... È deceduto il ragazzo, è deceduto il ragazzo che era dietro la Linda e la Linda, e invece il ragazzo che era davanti aveva la cintura e la ragazza che era dietro aveva la cintura e non si sono fatti niente. Per cui pensate l'impatto. La Linda aveva la cintura, la Linda era seduta davanti e aveva la cintura, però quello dietro che era dietro pesava 80 kg, 85 kg, nella botta loro hanno fatto un frontale con un camion e la macchina alla fine a livello di deformazione aveva tenuto benissimo all'impatto e secondo me si sarebbero salvati tranquillissimamente tutti e quattro, però purtroppo l'impatto è proprio dovuto alla persona che era dietro. Va bene, abbiamo ricordato Linda, Stefano, le volevamo tanto bene. Sì, no, bene, tutto tutti, bene, per cui... perché comunque era un po' che... Va bene, grazie per essere con noi, ci sentiamo ancora un pezzo dei Jacket Required e poi torniamo con una fantastica francesina tutto pepe, motore posteriore, trazione posteriore, state lì con noi. Sì,
was only you and me. We were young and wild and free. Keep me coming back for more. Baby, you're wrong.